Lei si definisce un candidato scandalosamente libero, perché? Perché sono libero, perché non devo chiedere permesso a nessuno per quello che faccio, per quello che dico. Non l'ho mai fatto in questi 30 anni, ogni tanto ho preso qualche legnata proprio per questo, magari qualche rischio in più si corre anche per questo, però la libertà, diciamo, è un bene inestimabile, soprattutto in politica. Se sei libero puoi governare male, puoi governare bene, ma non devi rispondere agli interessi degli altri. E io penso che se dovessi diventare governatore, governare nell'interesse dei siciliani, che è la cosa di cui i siciliani hanno bisogno. E dal palco ha parlato di mafia, di Mazzei, Santa Paola, ha fatto un nome che è molto pesante, Matteo Messina Denaro. Ora andrà a Castelvetrano. Quanto è difficile scollarci dosso questa zavorra? Parliamone, perché se non ne parliamo non ce la togliamo di dosso. Se facciamo finta che questa gente non esista, che non esistano i loro sguardi lunghi sulla nostra vita, se io facessi come gli altri candidati, i Micari, i Cancellieri, Musumeci, che questi nomi non li fanno mai, come se fossero stati ormai espulsi dalle pagine della storia, faremo un ottimo servizio a questi signori. Invece bisogna andare a Castelvetrano, parlare alla gente di Castelvetrano e dire: liberatevi, riscattatevi da questa eredità, voi non siete figli di Matteo Messina Denaro, siete i suoi antagonisti, e dimostrato anche col voto del 5 novembre. Sui cosiddetti impresentabili Musumeci ha detto ai siciliani di non votarli, ma basta questo per chiudere la polemica o no? No, gli impresentabili non vanno presentati, lo dice la parola stessa, non andavano messi in lista, non andava messo in lista quell'imprenditore edile che Cancellieri ha candidato a Palermo e che ha un cugino che è considerato il capo mafia del suo paese, non andava messo in lista Pellegrino a Catania, non andava messo in lista molte persone che portano soltanto interessi privati e personali, grani e giudiziari, e nessuna volontà di rappresentare le ragioni vere della Sicilia. L'ultima cosa, qualcuno ha chiesto di farsi da parte per il vero voto utile a Cancellieri, una strategia politica o c'è altro? È una barzelletta che mi si chieda di farmi da parte, chiunque me lo chieda per qualunque ragione, al momento quando sento una barzelletta poi la considero una cosa offensiva, volgare, di cattivo gusto. Poi mi rendo conto che c'è anche un filo di organizzazione, perché trovi sempre gli stessi posti virgolettati, con le stesse parole, messe in giro dalle stesse persone, con le 5 stelle nella loro fotografia. E poi dici: ragazzi, ma dovete fare campagna elettorale così, chiedendomi di non candidare? Ma andatevi a cercare i voti con le vostre idee, se siete capaci.